Vuoi il meglio per la tua auto? I tutorial li stai già guardando. Così la scelta giusta per i buoni affari è comprare sull'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi il tirante e le testine dello sterzo bulk usate in questo video solo sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto e tira il freno a mano. Per cambiare le biellette e la testina dello sterzo, devi sollevare la parte anteriore dell'auto e rimuovere le ruote per accedere al sistema di sterzo. Molla i bulloni delle ruote anteriori. Solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui due cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare prima il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Dopodiché puoi togliere le ruote. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. Adesso puoi vedere la testina dello sterzo. Questi componenti sono spesso bloccati. Usa pure dello sbloccante per facilitare l'operazione. Usa una chiave regolabile per sbloccare il dado di sostegno della testina dello sterzo. Il controdado serve a evitare qualunque rotazione dei due pezzi l'uno sull'altro, rotazione che potrebbe modificare la geometria del veicolo. Fai un segno con un pennarello tra la bielletta e la testina dello sterzo. Ti servirà più tardi quando la smonterai e rimonterai. Usa un cacciavite piatto per sbloccare la chiavetta di sostegno del dado a castello. Poi rimuovila aiutandoti con una pinza. Usa una chiave a bussola con inserto da 17 per sbloccare il dado di sostegno della testina dello sterzo. Se non hai un estrattore per testine, usa un martello per spingere con un colpo secco il dado che hai appena posizionato in cima alla filettatura. La testina deve staccarsi dal perno. Spingi sul perno della testina solo se vuoi cambiarla, altrimenti rischi di rovinare la filettatura. Svita la testina stando attento al segno che hai fatto e contando il numero di giri necessari per toglierla. Con un calibro, misura la distanza tra il controdado e l'estremità della bielletta. In tal modo, quando la rimuoverai, potrai metterla nella posizione più vicina possibile a come stava prima, l'anello di metallo esterno del soffietto di protezione della bielletta. Taglia con una taglierina la parte esterna del soffietto per poterlo rimuovere. Usa una pinza per rimuovere l'anello di metallo interno del soffietto. Rimuovi il soffietto. Usa un estrattore per biellette, un attrezzo specifico per questo lavoro, per sbloccare il tutto senza fatica. Inserisci l'estrattore fino alla parte fissa della bielletta. Poi usa una chiave a bussola con prolunga lunga, facendo un buon sforzo, per ruotarla in senso antiorario. Se la bielletta è dotata di intagli, sbloccala usando una chiave regolabile. Ciao! Se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale. Prendi il nuovo snodo assiale e svita il controdado che ci trovi sopra. Rimettila a posto sulla cremagliera dello sterzo. Sempre con lo stesso attrezzo o con una chiave a rullino, blocca la bielletta, ma questa volta in senso orario. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica, poi rimuovi l'estrattore. Prendi il nuovo soffietto, ingrassalo sull'estremità per facilitarne il rimontaggio, poi installa il soffietto. Rimonta l'anello di serraggio interno. Stringi l'anello. Stai attento a non fare troppa forza, altrimenti rischi di rovinare il soffietto. Rimonta l'anello esterno. Riavvita il controdado fino alla distanza che hai misurato prima.
prendi la nuova testina. Rimetti in posizione la testina effettuando lo stesso numero di giri che hai contato quando l'hai smontata. Rimonta la testina nel perno. Rimonta il dado fornito con il nuovo pezzo. E stringilo con una chiave a bussola. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Prendi la nuova chiavetta e montala nel dado a castello. Piega la chiavetta con una pinza. Riavvita il dado della testina dello sterzo dal lato della bielletta. Adesso puoi rimontare le ruote. Abbassa l'auto e stringi bene i bulloni. Nel corso di questa operazione dovrai intervenire sul sistema di sterzo dell'auto. Un controllo della geometria effettuato da un professionista garantirà di nuovo che il sistema di sterzo sia perfettamente a posto e funzionante. Operazione conclusa. Puoi sostenerci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Sarebbe fantastico!